Diciamo la riapertura delle scuole. Come state lavorando voi, poi tra l'altro lì proprio diciamo nell'ex epicentro del contagio? Sì, allora, noi innanzitutto buon pomeriggio. Io sono il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Lozzo Atestino sui comuni di Vo e Centeoganeo. Sì, è un po' lungo, però racchiude i tre comuni dei Colli. Diciamo che noi siamo stati, ecco, purtroppo, perché la sorte così ha voluto, la prima scuola in Italia che si è attivata per la didattica a distanza o e-learning, perché il 21 di febbraio, quando mi arriva la telefonata del sindaco di Vo, che mi annuncia ecco, mi annuncia la decisione della chiusura della scuola, noi da lunedì 24 abbiamo subito digitalizzato la segreteria e siamo partiti con la didattica a distanza. Perché? Perché l'abbiamo fatto? Io mi permetto di leggere a lei, insomma, ai telespettatori, insomma, una frase che secondo me racchiude il senso profondo di tutto questo, perché il riscatto prima di tutto in questi giorni è nei confronti della scuola, no? E la frase di Terence White dice: il rimedio migliore quando si è tristi è imparare qualcosa, è l'unico che sia sempre efficace. Invecchi e ti tremano mani e gambe, non dormi alla notte per ascoltare il subbuglio che hai nelle vene. Hai nostalgia del tuo unico amore, vedi il mondo che ti circonda devastato da pazzi malvagi, oppure sai che nelle cloache mentali di gente ignobile il tuo onore viene calpestato. In questi casi vi è una sola cosa da fare, imparare. È l'unica cosa che la mente non riesce mai ad esaudire, da cui non si lascia mai torturare, che mai teme o di cui mai diffida, di cui mai si pente. Imparare è il rimedio per te. E quindi noi, io sono convinto, insomma, parlo come dirigente scolastico, ma penso, diciamo, di parlare a nome della scuola, che la scuola fa sempre la differenza e lo fa a maggior ragione in un momento come questo. Quindi è vero, è probabile, insomma, che ci sarà una decisione imminente da parte del governo, anche perché l'emergenza è prima di tutto sanitaria e poi anche educativa. E qualora noi dovessimo continuare, insomma, anche oltre il 3 aprile, diciamo così, noi siamo pronti. Abbiamo virtualizzato le nostre classi, noi abbiamo, nel caso specifico, utilizziamo una piattaforma di cui il MIUR ha fissato un protocollo, che è Microsoft Teams, quindi sostanzialmente piattaforme gratuite per la scuola, abbiamo le nostre classi virtuali. In questo momento da me c'è lezione di geografia, vedo alternativa alla religione, lezioni di sintassi, ancora lezione di tedesco, sto guardando dalle classi in parallelo. E noi abbiamo voluto, insomma, restituire alla voce quello che manca in questi giorni, che sono sicuramente il contatto con i bambini e con i propri maestri, perché tutti noi sappiamo che si impara anche insegnando. Però il digitale, almeno un pezzo di digitale, ha accorciato un po' le distanze. Ritornando a quello che diceva Terence White, è quello che in questi momenti ci fa sentire meno soli, è proprio la voglia di sapere, la voglia di imparare, che diciamo, l'uomo, diciamo così, non, ha sempre accompagnato, no, l'uomo nella sua storia. Quindi, ecco, io dico che è vero che i primi eroi sono i medici, però i secondi eroi sono i nostri insegnanti, perché gli insegnanti un po' da tutte le parti d'Italia non si sono tirati indietro, hanno deciso di reinventarsi, perché non è facile pensare a una lezione assolutamente nel digitale in cui non si guardano i propri studenti. Hanno deciso di farlo con creatività, hanno deciso di farlo con il sorriso e quindi ecco, la scuola c'è e noi siamo pronti, Grazie, siamo pronti. grazie al professor Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico in diretta via Skype da Vo. Grazie per le sue belle parole ed è vero, gli insegnanti in questo momento ci stanno facendo scoprire una scuola molto diversa, migliore nella difficoltà rispetto a quella che pensavamo di avere, così come sta avvenendo per il Servizio Sanitario Nazionale. Grazie professore. Siamo invece con le